storia del progresso scientifico comincia con la scoperta del fuoco. Nella mitologia greca l'umanità ebbe il dono del fuoco da Prometeo, pagandolo però a carissimo prezzo, come d'altra parte avviene ogni qualvolta scopriamo una nuova fonte di energia. Tutte le mitologie e tutte le religioni, da quella celtica a quella indiana, hanno fatto delle loro ipotesi sulla creazione degli esseri viventi. Secondo alcuni, gli uomini sarebbero nati addirittura dagli alberi di frassino, proprio come le pere, così, mentre per altri invece sarebbero spuntati dalla terra come carciofi. Ed erano tutti maschi, non erano state ancora inventate le donne. Secondo Platone, gli esseri viventi furono costruiti da un certo Prometeo, il quale li fece a immagine e somiglianza degli dèi. Prometeo, come tutti i creatori che si rispettano, li costruì impastando la creta con l'acqua di un fiume e si fece aiutare in questa fatica da un fratello che si chiamava Epimeteo. Però, mentre Prometeo era furbo, era intelligente, non a caso Prometeo in greco vuol dire colui che prevede in tempo, Epimeteo, come di, era distratto, diciamo la verità, era poco scemo. Allora, che cosa successe? Che Epimeteo, quando andò a distribuire le risorse agli esseri viventi, le risorse per sopravvivere, cioè le pellicce, le zanne, i denti, dette tutto agli animali, e si dimenticò di fornire agli uomini di attrezzature sufficienti per sopravvivere. Tanto che Prometeo si arrabbiò, disse al fratello, Epimeteo, ma che hai fatto? Tu me li hai lasciati nudi come vermi. Ed Epimeteo rispose, abbi pazienza, mi sono sbagliato con le proporzioni. E allora Prometeo divenne il difensore dell'umanità, dando origine a tutta una serie di difensori del popolo, tra i quali ricorderemo Caio e Tiberio Gracco, Cola di Rienzo, Masaniello ed altri. Ora dovete sapere che ogni inizio di primavera, in un piccolo paesino della Grecia, situato nel nord del Peloponneso, aspettate che lo trovo, ah, eccolo qua, Sicione, per tradizione veniva sacrificato un bue agli dèi. Per essere precisi, metà bue veniva sacrificato in onore di Zeus e l'altra metà del bue veniva data al popolo perché almeno una volta l'anno provasse il sapore delle bistecche. Prometeo però pensò, ma tutta questa carne bruciata per Zeus non è un peccato? E allora che cosa fece? Prese la metà del bue destinata a Zeus e ci mise dentro tutte le ossa, la metà del bue più grande, la metà più piccola invece la riempì di carne. Vedete il disegno? Eccolo qua, vedete? Poi chiese a Zeus, quale parte vuoi? E Zeus, scemo scemo, disse, quella più grande. E si beccò la parte con le ossa. Questa cosa a Napoli si chiama scartiloffio, è una truffa. Non sapete che cos'è lo scartiloffio? Mo' ve lo dico io. Supponiamo che voi un giorno andiate in uno di quei mercati alternativi napoletani e che vi compriate per meno della metà del prezzo un oggetto, non so, uno stereo, un videoregistratore. Il venditore vi dice, signori, volete che vi faccia un bel pacco? E voi dite sì. Poi prendete il pacco, lo portate a casa, lo aprite davanti ai vostri familiari e trovate all'interno solamente mattoni, tutti belli incartati, ma mattoni. Ebbene, Prometeo, lo scartiloffio a chi lo va a fare? A Zeus, al padre degli dèi, figuratevi lui. Tempeste, fulmini, tuoni, poi disse, maledetti uomini, avete voluto la carne e adesso ve la mangiate cruda, ve la mangiate. E tolse agli uomini il fuoco. Da quel giorno l'inverno divenne veramente una disgrazia. E già perché gli uomini si stringevano gli uni agli altri di notte nel vano tentativo di riscaldarsi. La mattina dopo Eos, la dea Aurora, li trovava tutti intirizziti per il freddo. Allora Prometeo, difensore dell'umanità, con la scusa di dover fare una chiacchieratina con Atena, salì sull'Olimpo e rubò dal carro del sole che usciva prima mattina una scintilla di fuoco e la nascose nel cavo di una ferula. Credo che sia una pianta con un gambo simile a una canna cava. Immaginiamoci la faccia di Zeus quando si accorse che gli uomini avevano di nuovo il fuoco nei loro camini. Cominciò subito a urlare, chi ha riportato il fuoco agli uomini?
Ma disse uno degli dei, mi sembra che sia stato Prometeo, l'ho visto ieri mattina che scappava come un mariolo dall'Olimpo. Maledetto Prometeo, è sempre lui che mi deve dare dei problemi. Ah, ma questa volta me la paga, disse Zeus, questa volta me la paga. Pensa e ripensa, Zeus ordì una vendetta non solo ai danni di Prometeo, ma di tutta l'umanità. Fece chiamare Efesto, il dio più industrioso, e gli disse, Efe, figlio mio, tu mi devi costruire un mostro che possa tormentare gli uomini senza pietà. Ma Efe deve essere terribile, deve essere una cosa tremenda, una cosa dalla quale anche volendo non si può scappare. Una donna, disse Efesto. Non ho capito, una donna. Sì, un essere più o meno simile agli uomini, bello da vedere, più rotondo, no? Però insopportabile. Un essere che parla continuamente nelle orecchie dicendo sempre cose inutili e insignificanti. Come mia moglie. Tale e quale. Sentite, io quando dico queste cose non ve la dovete prendere con me, io ripeto pari pari quello che ha scritto Esiodo, poeta dell'VIII secolo avanti Cristo. Non ci credete? Mo ve lo vado a leggere, un momento. Guardate qua se dico bugie. Esiodo dice, e da Pandora nacque la stirpe nefasta delle donne. Ah, quale grande sciagura per gli uomini mortali. Che vi devo dire? Evidentemente Esiodo era un tantinello antifemminista. E in tutto questo Efesto si mise subito al lavoro e impastando la creta con l'acqua costruì la prima donna, una donna bellissima a cui dette nome Pandora. I quattro venti le soffiarono dentro la vita e tutte le dee dell'Olimpo cercarono di renderla più bella. E chi le regalò una collana, e chi un velo, e chi un abito firmato dalle sorelle Cariti. Nel frattempo Zeus prese Prometeo e lo fece incatenare nudo sopra una vetta del Caucaso. Poi comandò a un'aquila di rodergli il fegato continuamente, dall'alba al tramonto. E perché il supplizio non terminasse mai, ordinò anche che questo fegato ricrescesse durante la notte. Io dovrei avere, a proposito, un quadro di Becklin, dove l'ho messo? Ah, eccolo qui. Ecco il quadro di Becklin. Guardate, questo qui è Prometeo incatenato sopra la montagna, si confonde un pochino con le nuvole, però guardate quanto è bello. Mentre invece qui abbiamo un disegno su di un vaso greco dove si vede Prometeo e l'aquila. E Pandora? Che fine fece Pandora? Zeus prese Pandora e la dette in sposa a Epimeteo. Quello è scemo. Quello se la piglia, pensò Zeus. E infatti Epimeteo, non appena vide Pandora, non capì più niente. Le disse, Pandora, Pandora, quanto ti voglio bene, fammi quello che vuoi, indifferentemente. Zeus poi regalò agli sposi un bellissimo dono, il cosiddetto vaso di Pandora. Ecco. E Zeus disse a Pandora, questo vaso tienilo come soprammobile, ma mi raccomando, non lo aprire per nessuna ragione. Ma Pandora, che oltre a essere una bella ragazza, come ho detto prima, era anche frivola e curiosa, non vedeva l'ora di aprire il vaso per vedere che cosa c'era dentro. E se lo guardava e la voglia di sapere che c'era dentro aumentava ogni giorno di più. Certe volte stava proprio lì lì per aprirlo. Poi diceva, e quello Zeus ha detto che non lo debba aprire, mannaggia. Poi altre volte vedeva, pesante, chissà che c'è dentro, ma secondo me sarà pieno di gioielli, di cose preziose. Ma no, ma disse Pandora, io me lo apro, e poi si fermava un'altra volta. Poi un giorno proprio non ce la fece più, e allora prese il vaso e come cercò di aprirlo, incominciò a tremare tutto, tremava tutta la casa. Scatenare tutta questa cosa. Dal vaso di Pandora uscirono tutte le malattie. Uscì la vecchiaia, la follia, la peste, la bronchite, diciamo tutte le malattie. Se non fosse stato per Pandora, noi oggi saremmo sempre giovani, sempre allegri, non ci sarebbero le malattie, non ci sarebbero le usure.
gli uomini di quell'epoca, subissati da questo alluvione di disgrazie, si sarebbero certamente uccisi se nel vaso non ci fosse stata anche la fallace Speranza, che con le sue bugie li dissuase dal commettere l'insano gesto. Ora noi ci chiediamo, ma perché gli dèi si accanivano tanto contro gli uomini? Perché a loro dava fastidio che fossero felici. I greci la chiamavano l'invidia degli dèi. Sentite quello che dice Penelope a Ulisse nell'Odissea quando lo incontra. Dunque, dice così, dice, gli dèi ci diedero pene solo per non farci gioire troppo e impedirci di godere insieme la giovinezza. Il mito di Prometeo è quanto di più attuale si possa immaginare. È incredibile come i greci fin da allora avessero intuito il secondo principio della termodinamica. Cosa dice il secondo principio della termodinamica? Dice questo: ogni qualvolta la materia si trasforma in energia, una parte di questa materia diventa inquinamento, diventa disordine. Non solo, ma questo disordine, questo no buono, è sempre più grande del buono che crediamo di aver fatto. Vi faccio un esempio. Noi prendiamo il petrolio, lo mutiamo in benzina, poi lo mettiamo nell'automobile e ci mettiamo a camminare. Ebbene, una parte di questo petrolio diventa anidride carbonica e si va a mischiare nell'ambiente generando l'effetto serra, il buco dell'ozono, l'inquinamento in genere. Noi crediamo di aver fatto una cosa buona inventando l'automobile, l'aeroplano, l'energia nucleare e invece poi ci ritroviamo tra le mani il vaso di Chernobyl. Ebbene, tutte queste cose i greci le avevano intuite 3.000 anni fa. Zeus e Solano, non fare così.